Roma è una città eterna ma molto momentanea, ha questi buchi che la città propone, queste zone di niente o di sovraffollamento, di architettura, di non architettura che ci sono, propongono in realtà una vivibilità continua e continuamente diversa, no? Quindi questa eternità è in formazione, non c'è mai non è un'eternità statica. Il lavoro ho lavorato sulla città alla fine, perché mi sembrava giusto. 6 mesi a Roma significano anche vivere all'interno di un tessuto sociale, e ho lavorato sulla visione. Forse questo è un nodo tra me e Riccardo, noi abbiamo lavorato entrambi sulla visione, in qualche modo, sul punto di vista. Questo lavoro, che si chiama 100 teste per un cacciatore, è nato durante una ricerca che stavo facendo. Io stavo lavorando sullo spazio fascista, non tanto quello ex novo della Terza Roma, per cui dell'Euro soprattutto, ma piuttosto degli spazi, dell'inserimento, dell'innesto, dello spostamento che c'era stato dell'architettura fascista all'interno della Roma classica, per cui anche questo ritorno in qualche modo a questa eternità mutabile. Dallo spazio architettonico mi sono spostato sulla scultura. Questa scultura sta a Roma, alle pendici di Monte Mario, è stata costruita nel 1936 da questo Michele Tiliakos ed è stata ritrovata nel 2009 senza essersi mai spostata. Questa statua che rappresenta un cacciatore in abiti tirolesi con un fucile dell'Ottocento, molto particolare, pare fosse stata costruita per la visita di Hitler a Roma, è stata completamente coperta dalla vegetazione, non esisteva più niente di visibile in qualche modo. Nel novembre del 2009 ho trovato questi ritagli di giornale dove si annunciava questa riscoperta di questa statua. Ho fatto a mia volta una battuta di caccia per trovarla, perché era difficilissimo, anche sono 8 metri, 4 di basamento più 4 di statua, per cui è un colosso realmente, e non riuscivo a vederla. Sono entrato finalmente in questa piccola sterpaglia e ho trovato una statua senza volto, perché il volto era stato completamente coperto dalla vegetazione. Ed è stata una delusione terribile in qualche modo, perché mi aspettavo di vedere quella testa che sul ritaglio di giornale avevo scoperto, di cui mi ero innamorato follemente. Per cui è iniziato questa sostituzione con queste 100 teste possibili da innestare su un corpo che era l'unica cosa visibile, con una testa che in realtà c'è, scompare e appare da 70 anni a causa della vegetazione, delle intemperie, di tutte queste cose. Il cerchio di questa parete viene concluso, diciamo, da queste 6 fotografie invece che sono una registrazione di una performance, cui ho agganciato sempre questa statua, questo gigante dormiente, con un altro gigante ancora più grande, perché sono 7 metri e mezzo di statua di marmo costruito da Dazzi, che sta a Brescia invece, ed era la statua di Piazza della Vittoria, che è una piazza ovviamente molto fascista, e al cui appunto interno era stato eretto questo uomo nudo grandissimo di 7 metri, contestato immediatamente ovviamente sia per la nudità sia per le fattezze, si diceva, mi pare, un po' grossolane. Doveva essere uno scarto, secondo tanti, del Foro Italico, che non era poi stato accettato a Roma, per cui è rispedito a Brescia, per cui torna anche in qualche modo questa cosa di Roma. A quel punto nel 1945 è stato rimosso dalla piazza, messo in una gabbia e messo in orizzontale in un magazzino comunale, da cui non è più stato tolto. Il titolo del lavoro è The Sleepers, quindi realmente i dormienti, coloro che sono rimasti sopiti ma non cancellati. Essendo stata nella giuria, devo anche dire che nessuno di noi è riuscito, come ti devo dire, a fare un po' una cosa all'italiana. Non c'era nessuna raccomandazione. Non c'era nessun senso di proprietà, ma c'era il senso della verità, della creatività, di andare incontro a chi merita di andare avanti. E questo è anche stato un'esperienza molto bella. Perché la scelta di partecipare a essere artista? Era l'ultimo anno in cui avrei potuto farlo, perché la soglia era dei 27 anni, e ho pensato che in qualche modo era una grande occasione per me tornare in Italia, ma nella capitale, e essere in quella macchina del tempo che è Roma. Le rovine in generale non ti parlano mai della storia, le rovine ti parlano sempre dell'impossibilità di viverla, quella storia. Tutti i passaggi che ci sono sulle rovine ti permettono di sentirti unico nell'attimo fondamentale che stai attraversando. Io ho immaginato che nessun frammento architettonico, se non il corridoio, potesse parlare molto chiaro della generazione, della mia generazione e dell'approccio della mia generazione alla realtà. Come me, molti miei coetanei camminano da un corridoio per dirigersi verso un altro corridoio che porterà sicuramente a un altro corridoio e poi ancora un altro corridoio. Quello che ho fatto qua al Macro con l'installazione intitolata 1982
è stato nient'altro che offrire un punto di vista, che è il contrario di quello che stiamo vedendo noi adesso, cioè quello che sto vedendo io in questo momento. E lo posso anche descrivere, un cantiere in fase semidefinitiva in cui la pioggia ha trasformato la polvere in fango, in cui si possono vedere macchine colorate di giallo e feltro utilizzato per non sporcare i pavimenti, e poi sopra c'è una meravigliosa abitazione che non saprei collocare a livello storico, però è ocra e ha molti gerani ai balconi, e poi c'è una bellissima fetta di cielo, qualcosa che di Roma, come di ogni città che attraversi, non ti puoi assolutamente dimenticare. Non sono il primo a dirlo, la vita è una fiamma, no? Una fiamma, una lingua di fuoco che, come tutte le lingue di fuoco, ha dei momenti di alto, di basso, no? E se la vita è davvero questo, c'è bisogno di un meccanismo per attraversarla. E questo che ho disegnato potrebbe essere, dal mio punto di vista, un buon meccanismo per attraversarla. Il punto è che solo chi è fatto di fuoco può non bruciarsi.